sommario di questa settimana: flessibilità, un seminario CISL per coniugare sempre maggiore sicurezza in un mondo del lavoro in continua evoluzione. Pensionati, continuano le iniziative del sindacato in difesa dei redditi e delle condizioni di vita, in particolare dei non autosufficienti. Prigionieri per la libertà, ricordare il passato per progettare il futuro. Fino al 10 ottobre a Bologna una mostra fotografica sugli internati militari italiani della Seconda Guerra Mondiale. Salve e ben ritrovati! Riprende infatti da oggi il nuovo ciclo di informazioni sindacali, rotocalco a cura della CISL Emilia Romagna, con notizie utili a lavoratori, pensionati, studenti e cittadini. Un appuntamento settimanale che tanta attenzione ha saputo suscitare nel corso degli anni, da quando è iniziato nell'oramai lontano 1993. Come giustamente ricorda il segretario regionale CISL Piero Ragazzini nel saluto che prego la regia di mettere in onda. Anche quest'anno siamo in questa emittente per portare la voce dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati, delle pensionate dell'Emilia Romagna. Il 2008 e il 2009 saranno anni particolarmente importanti perché come sindacato vorremmo provare a riformare almeno tre questioni. La prima è quella di trovare i meccanismi per aumentare il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni. Il secondo è quello di trovare con la Confindustria e le altre parti sociali e imprenditoriali un accordo per riformare il modello contrattuale. La terza questione è come riusciamo a costruire e a mantenere uno stato sociale a partire dai temi della fiscalità, cioè abbassare la pressione fiscale sia nazionale ma anche regionale e territoriale per quelli che noi rappresentiamo. Sono compiti importanti, sono compiti significativi, speriamo che i lavoratori, le lavoratrici, la popolazione dell'Emilia Romagna ci dia la forza, ci segua, ci aiuti per conquistare questi importanti obiettivi. Entriamo nel vivo della trasmissione di oggi parlando, come avete sentito nel sommario, di flessibilità e sicurezza. Nei giorni scorsi la CISL Emilia Romagna su questo tema ha svolto un interessante seminario con la partecipazione anche di sindacati francesi e spagnoli. Vediamo le opinioni che abbiamo raccolto in merito. Innanzitutto voglio ringraziare Piero Ragazzini, segretario generale della CISL Emilia Romagna, per aver organizzato questo seminario sulla flessicurezza. È un tema fondamentale di grande importanza per tutti i sindacati e quindi siamo contenti di essere qua. Innanzitutto un ringraziamento. In secondo luogo penso che dobbiamo sottolineare che le imprese e gli impresari devono assumere le loro responsabilità. Le imprese devono essere redditizie, ma non possono farlo sulla pelle e a costo della precarietà dei lavoratori. Abbiamo bisogno di lavorare in condizioni degne per poter rispondere alle nostre necessità e gli impresari in questo devono assumere le loro responsabilità. Questo incontro mi permette di portare la esperienza del sindacato francese, degli accordi che sono stati fatti col governo francese, ma anche perché mi permette di legare con la CISL dell'Emilia Romagna e anche con l'UGT spagnola per poter influenzare nella comunità europea l'intervento sindacale sui temi del mercato del lavoro. Parlare di flessicurezza significa parlare di transizione tra i periodi lavorativi, significa parlare di incontro tra scuola e lavoro, di formazione continua, di supporto ai lavoratori flessibili. La CISL si è sempre posta rispetto al tema della flessibilità in una maniera non a prioristica, non ideologica, ma cercando di accompagnare la modernizzazione del mercato del lavoro con le tutele per i lavoratori. In queste due giornate abbiamo riflettuto di come le tutele sul posto di lavoro e le tutele nel mercato del lavoro non siano alternative ma complementari, sia anche molto importante quello di analizzare le buone prassi che si riscontrano a livello europeo. L'INAS è il patronato della CISL. Da più di 50 anni si occupa di una serie di tematiche riguardanti la tutela e l'assistenza per i cittadini in quanto servizio che offre questa attività al pubblico ma anche ai singoli iscritti della CISL stessa. Accanto ad attività tradizionali tipiche del patronato quali la tutela di natura previdenziale, assicurativa e antinfortunistica e la tutela dei lavoratori e del pubblico impiego per quanto riguarda la gestione dei propri fascicoli previdenziali, ultimamente
Recentemente il patronato si è occupato anche di nuove tematiche, quali per esempio quelle riguardanti il rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori immigrati. Invito appunto la cittadinanza e gli iscritti a rivolgersi ai nostri sportelli, convinto che i nostri operatori saranno disponibili e pronti dal punto di vista professionale a rispondere alle diverse esigenze. Cambiamo argomento e parliamo ora delle iniziative dei pensionati in difesa dei redditi e delle condizioni di vita, in particolare delle persone non autosufficienti. Nel documento di programmazione economica e finanziaria triennale non c'è traccia di qualsiasi pensiero rivolto alle tutele della popolazione anziana, anzi c'è una tendenza al peggioramento delle tutele sociali che sappiamo in gran parte vengono fruite dagli anziani. In questo quadro noi auspichiamo, speriamo, crediamo che nella finanziaria di imminente emanazione ci debbano essere dei segnali chiari che la questione dei pensionati va riassunta dal governo come uno dei punti prioritari di politica sociale nel Paese. A fianco di questo noi come Emilia Romagna rivendichiamo verso la Regione e verso i comuni una particolare attenzione al tema delle politiche sociali di tutela della popolazione anziana, perché la perdita di potere d'acquisto e l'impoverimento delle famiglie e dei pensionati deriva anche dall'irresponsabile e mancato controllo dei prezzi, dell'aumento delle tariffe, le cui responsabilità risiedono anche in ambito locale. Voltiamo pagine e parliamo ora di Prigionieri per la Libertà, una mostra fotografica sugli internati militari italiani della Seconda Guerra Mondiale, per ricordare il passato e progettare il futuro. Fino al 10 ottobre è possibile visitarla a Bologna presso l'Istituto Storico dell'Emilia Romagna Ferruccio Parri. Il significato di questa mostra è presto detto. Noi abbiamo come nostra missione quello di, oltre che conservare il patrimonio librario e documentale, e rendere un servizio, e il servizio è quello di coltivare la memoria, perché noi vogliamo arrivare con documentazione storica precisa, non di parte, a una memoria condivisa. Ecco, la memoria condivisa deve necessariamente fondarsi anche su fatti che sembrano minori e che minori non sono, come quello di oggi, che presentiamo oggi, quello degli internati militari. Questo gruppo di militari fu fedele al giuramento fatto. Questa fedeltà gli costò la perdita dei diritti civili. Questi furono considerati schiavi e 269.000 di loro morirono. Questa mostra organizzata dalla CISL ha una grande valenza, quella di dare un segno della memoria. La memoria è un qualcosa che oggi è stata dimenticata e noi speriamo, ricordando il sacrificio di queste persone che deportate avevano salvato con la loro dignità e il loro impegno anche quello che era la loro missione, dà la possibilità di ritornare a un periodo della nostra storia forse un po' dimenticato. La mostra si svolge all'Istituto Parri, è aperta tutto il mese di ottobre al pomeriggio e dà la possibilità anche di essere visitata con una visita guidata che possiamo organizzare sia come CISL che come Parri. Un'occasione importante perché attraverso le fotografie di Vialli, ed è questo l'altro elemento, dà la possibilità di avere con la fotografia un'immagine di quello che è successo in quei drammatici anni. Bene, con questa notizia termina l'odierno appuntamento di informazioni sindacali, ma prima di salutarci vi ricordo che è possibile vedere questa trasmissione anche sul canale 891 della piattaforma Sky e che è possibile scaricarla gratuitamente in streaming dal sito della CISL Emilia Romagna che vedete in sovrimpressione. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia e appuntamento alla prossima settimana, naturalmente, stesso giorno e stessa ora sulle frequenze di ATV. Arrivederci!